con la prima stagione di The Walking Dead, Telltale ha lasciato il segno nel cuore dei videogiocatori, dimostrando come rendere avvincente e coinvolgente anche un fumetto interattivo dal gameplay risicato. Accompagnati dal ricordo ancora vivido del toccante finale, ci si avventa sulla seconda stagione, sospinti da una curiosità fortissima e dalla speranza che il team abbia saputo giocare alla stessa maniera con le emozioni. All That Remains parte col botto. L'incipit ribadisce in maniera netta e selvaggia che nel mondo di The Walking Dead nessuno è al sicuro ed ogni barlume di felicità è soffocato dal buio della morte, dalla certezza che tutto finisce. I primi minuti procedono spediti e violenti come un pugno allo stomaco e con esemplare economia raccontano di come sia facile trasformarsi in gusci vuoti, anche senza essere morsi. La sequenza introduttiva serve a riallacciare il rapporto emotivo con i fan di vecchia data, quelli che hanno adorato il primo capitolo. La cesura netta e forse un po' troppo frettolosa a cui si assiste di lì a poco, tuttavia, testimonia la volontà di allontanarsi repentinamente dalle strade già battute, misurandosi con nuove situazioni e nuovi personaggi. Fin da subito The Walking Dead ribadisce invece che non è cambiato il concept di gioco. Sulle prime sembra di trovarsi di fronte a un'avventura grafica vecchio stile, in cui è possibile interagire con i vari oggetti dello scenario. In verità, la formula adottata dal team è davvero evanescente. L'avanzamento avviene in maniera molto inquadrata, lineare e senza troppe difficoltà. Di tanto in tanto ci sono delle sequenze d'azione che procedono attraverso quick time event, ma in linea di massima quello che più conta sono le scelte compiute nei dialoghi o nei momenti d'emergenza. Visto il modello ludico così particolare, l'economia del titolo si appoggia totalmente sullo script, che sfortunatamente dopo i primi minuti sembra quasi smarrirsi, conducendoci per mano in una parte centrale abbastanza noiosa e inconsistente. Il team prova in ogni modo a tenere alta la tensione con i soliti giochi di regia, ma gli espedienti non sempre risultano efficaci ed anche la scelta morale nella parte centrale di All That Remains è piuttosto insipida. Per fortuna le cose migliorano notevolmente sul finale. È qui che Clementine troverà una nuova comunità di sopravvissuti e comincerà a scoprire le personalità di quelli che saranno probabilmente i suoi prossimi compagni di viaggio. Qui sì che ci sono momenti nervosissimi ed altri abbastanza crudi, ma è soprattutto la curiosità di scoprire le personalità dei nuovi personaggi che regge vicende altrimenti molto regolari. Complessivamente la sceneggiatura non è delle migliori, ma getta almeno qualche spunto che potrà essere con successo approfondito in futuro. Purtroppo però, alla fine di tutto, All That Remains risulta forse un po' troppo inconsistente, congedandosi con un cliffhanger molto scialbo che non convince nessuno. La seconda stagione di The Walking Dead segue una formula ormai collaudata. Si presenta con la sua idea di narrazione interattiva, alternandosi fra sequenze d'azione, momenti più calmi e introspettivi e chiedendo al giocatore di compiere una serie di scelte che influenzeranno l'avventura. Torna anche immutato lo stile grafico tipico della produzione e tutto funziona come ha dimostrato l'enorme successo della stagione 1. La verità è però che a livello narrativo questo incipit non è gestito in maniera esemplare e oscilla fra momenti riusciti e soluzioni più stanche.